valgono più dell'oro. Ma la partita che doveva essere la partita del ricordo, cioè Marchesi e Juary, ex avellinesi, oggi interisti, è stata la partita di un ricordo più serio, più sentito. È quello che vedete nelle immagini, e cioè il ricordo dei caduti per il terremoto. L'arbitro Benicucci e le due squadre per un minuto hanno ricordato quelli che nell'Irpinia e nella Valle del Sele non ci sono più. Sempre nel secondo tempo, punizione battuta da Oriali, Marini, pallonetto preciso nella porta dell'Avellino, 1-0. 26esimo, angolo di Vignola, Centi riprende, manda in area, colpo di somma, respinge Ferri entrato al posto di Bergomi, Vignola riprende e segna il pareggio per l'Avellino. Ma punizione per l'Inter, fallo su Oriali. Batte Beccalossi che è entrato al posto di Müller. È stata questa la carta vincente dell'Inter di oggi. A 10 minuti dalla fine Beccalossi che entra e si fa sentire, si fa notare. A questo punto gli avellinesi, naturalmente i tifosi, vedete la punizione ripetuta, no anzi la seconda punizione di Beccalossi, che Altobelli di testa mette alle spalle di Tacconi, 2-1.